La base fondamentale della vita, la molecola in cui sono contenute tutte le istruzioni necessarie ad una cellula per sopravvivere e svolgere le proprie attività. Comprenderne la composizione ed il funzionamento non è sempre semplice e intuitivo, soprattutto per gli studenti più giovani e dal primo approccio con le materie scientifiche. Ed è infatti principalmente ai bambini che si rivolge alla scoperta del DNA, il libro scritto dal dottor Marco Papagni, edito da Florestano, presentato nel la biblioteca comunale di Trani. Un viaggio tra le meraviglie del corpo umano, illustrato da Sabrina De Virgilis, in cui la fantasia che entusiasma i più piccoli viene adoperata al servizio della scienza. E così le basi azotate da tutti conosciute come adenina, guanina, citosina e timina assumono nel libro di Papagni le sembianze di quattro bambini. Alle basi ho dato il nome di Alessandro e Teresa, che si tengono per mano con doppio legame, quindi è una stretta di mano, diciamo, semplice, e poi Giovanni e Claudia, che si tengono per mano con triplo legame, una stretta di mano più forte. Questi bambini praticamente io li ho immaginati in una scuola materna, che tenendosi per mano scorazzano nella scuola materna. A un certo punto la maestra dice: come faccio a tenerli buoni questi bambini? Allora gli viene in mente di dargli il lecca lecca a ciascuno. Il lecca lecca è il desossiribosio, lo zucchero che fa parte del DNA. Però nonostante lo zucchero, il lecca lecca, i bambini sono sempre irrequieti. Allora chiama i poliziotti, i fosfati, va bene? Ecco perché poliziotti, pH, fosfato, che sono questi verdi, i quali finalmente tengono la linea diritta, va bene? Quindi si forma il DNA che io rappresento sia come bambini, ma poi rappresento anche chimicamente. In cantiere un secondo libro per bambini dedicato questa volta all'RNA, in cui verrà approfondito il rapporto che lega il DNA alla formazione delle proteine. Il nostro organismo è fatto di proteine, se noi vediamo gli occhi sono proteine, il colore degli occhi è un insieme di proteine che danno il colore azzurro, marrone, nero, eccetera. Le ossa sono un insieme di proteine, i denti, le unghie, eccetera, sono tutte proteine. Quindi questa è la cosa affascinante del DNA.